truffa dell'assicurazione, i carabinieri di Cuomo hanno denunciato un 39enne residente a Napoli e mettono in guardia tutti i cittadini segnalando un aumento dei raggiri online, favorito anche dalle restrizioni per l'emergenza sanitaria e dall'aumento degli acquisti in rete. L'ultimo episodio accertato dai militari dell'arma ha come involontario protagonista un 64enne di Mazianico, convinto di aver regolarmente assicurato la sua auto, ma in realtà vittima di un imbroglio. La truffa è stata scoperta dopo che il comasco è stato fermato per un controllo dalla polizia locale di Maslianico. Certo di essere in regola con l'assicurazione, pagata versando 450 euro a quello che pensava fosse un agente di una nota compagnia, il 64enne ha mostrato i documenti ai vigili. Dalla banca dati, gli agenti hanno invece accertato che la macchina dell'uomo non era assicurata. I carabinieri della compagnia di Como, ai quali l'uomo si è rivolto, hanno ricostruito l'accaduto, accertando che dietro la truffa c'era una vera organizzazione dedita ai raggiri. I carabinieri sono risaliti alla persona che aveva incassato il bonifico del comasco, un 39enne di Napoli, denunciato. I militari dell'arma stanno lavorando per ricostruire l'intera rete di complici. Le truffe online crescono, mettono in guardia i carabinieri. Occorre fare attenzione soprattutto alle offerte vantaggiose in modo sospetto, in particolare se fuori dai canali ufficiali.